Risponde alle mamme che hanno paventato una class action contro il taglio delle corse del sabato, dicendo che hanno pagato gli abbonamenti quando le corse c'erano e ora sono state tagliate, quindi chiedono ovviamente un rimborso. Ma non è così. Questo è quello che dicono le mamme. Adesso Cioè, sentiamo cosa dice il corse presidente. non sono state tagliate corse, sono state ridotte frequenze laddove c'erano autobus che viaggiavano sostanzialmente vuoti e quindi se vi erano delle frequenze ogni quarto d'ora, adesso bisognerebbe entrare nello specifico in ogni singola corsa, sono state aumentate le frequenze, passa un autobus ogni mezz'ora, quindi non è venuto meno il servizio, in primis. Poi è una riorganizzazione che è stata condivisa e sulla scorta di un'analisi che è stata fatta da una società specializzata che in determinate ore di morbida, anche per una sostenibilità ambientale, ha indotto ente di governo a dare l'ok a MOM di riorganizzarle queste corse. E quindi io non ho avuto lamentele alcuna, se non quelle che ho letto sui giornali oggi, perché mi sono confrontato con il presidente giusto stamattina, il quale mi ha detto che dall'8 di gennaio, momento in cui sono partite queste riorganizzazioni, c'è stata una lamentela. Quindi io cercherei di approfondire e inviterei a non strumentalizzare questa riorganizzazione che, ripeto, passa soprattutto attraverso un indirizzo di sostenibilità. Non ci sono corse tagliate, gli abbonamenti sono validi e per determinate situazioni borderline, e cioè laddove si viaggiava con gli autobus vuoti o al massimo con una persona, partiremo con i servizi a chiamata. Quindi inviterei a fare degli approfondimenti prima di andare ripeto, creare polemica con diritti negati piuttosto che class action su questioni che non hanno fondamento. E servizio a chiamata in che senso? Servizio a chiamata sono servizi già sperimentati dove chi ha bisogno di un trasporto dal punto A al punto B può chiedere a MOM di attivarsi e far passare un autobus all'ora desiderata. Funzionano e generano nel tempo servizi che poi vengono percorsi da più persone, nel senso che con sperimentazioni già attivate, mi sembra nella provincia di Pavia, succede quando partono questi servizi che in una determinata tratta, in una determinata linea, parte un autobus a chiamata e raccoglie più utenti che si sono organizzati involontariamente, chiamiamola così, no? Lei chiama per andare, che ne so, da un punto A al punto B e vuole un autobus alle 16, lo troverà, poi ci sarà qualcuno che dal punto B al punto C magari sa che c'è un autobus e si mette a disposizione. Genera delle positività e dei risparmi sotto tutti i punti di vista, oltre che ottimizzare il servizio. Quindi noi stiamo già studiando un servizio sperimentale in quel di Vittorio Veneto e in quel di Treviso, che a breve partirà. Ma l'avevamo annunciato ancora nel corso vedo qualcuno che annuisce, quindi la questione non è A nuova. luglio credo di Sì, sicuro. stiamo partendo. Parte da questa riorganizzazione delle corse. Che ribadisco, vedono aver avuto un'unica lamentela ad oggi, che non sono state tagliate e che per certi versi, se mi consentite una battuta, ha anticipato quel che succede a Bologna, perché a Bologna con la zona 30 adesso gli autobus non passano più ogni quarto d'ora, ma devono adattarsi alla velocità consentita e passano ogni 25 minuti, ecco.